Ehi, la ciurma, io sono. Mazzetes, perché il mio termosifone fa dei rumori da solo? Sono Mazzetes e ben ritrovati qui su questo episodio di Expeditions Viking. Siamo pronti a morire malissimo, probabilmente. Se non altro, abbiamo un piano più sensato. Io farei che saccheggiare tutto. Evidentemente non ci ho pensato prima, perché poi se triggeriamo della roba strana. Potremmo non avere più accesso a tutto questo. Come effettivamente poteva essere che ci perdessimo il. Devo mettere probabilmente la spunta a non letale. Se attacco. Guarda cosa c'è qua sopra. Se attacchiamo lui. No, io ci avrei potuto perdermi il cairn. Allo stesso modo. Guarda che bella roba che ho trovato qua. Anche delle belle piantine tutte. Quadrate su quadrate per far vedere tipo il collider o una roba del genere. Evidenzia in modo strano. Nulla, allora risalviamo qua effettivamente, così almeno non dobbiamo. Se dovesse andare. Sti overwrite, dovesse andare male, abbiamo preso tutto. Proviamo a vedere un attimo qua cosa possiamo fare. Allora, sono vicino ai barili con la birra. Ti rendi subito conto che vogliono menarsi tra di loro. Questo sarebbe bellissimo, ma anche no. Sarebbe bellissimo se ci riuscissimo. Proprio in finesse che non è poi tutta sta cima. Ci proviamo, abbiamo un salvataggio nascosto, mal che vada, no? Proprio ci buttare nel coso, dobbiamo Alt F4. No, dai, andiamo senza scammare a caso. Allora, tra l'altro, piccolino. Ok, siamo con Scacchi. Conor ci ha mandato qua per guardare mentre stanno parlando di strategia. Davvero? Perché non andate voi due amici, non andate a accoppiarvi da un'altra parte? Cosa? Va bene, andate, dai. Ah, no, voglio proprio. Ah! Ok, vogliono davvero copulare, diciamo, insomma. Sono uno e una? Sì. Sì, va bene, controlleremo questa parte della fattoria. Sono abbastanza arrossiti, ma. Ok. Il contadino esce, apre la porta e poi entra all'interno. Katie si schiaccia la gola e dice, potremmo effettivamente andarcene, non abbiamo nulla da guadagnarci qua, nessuno lo saprà mai. Non possiamo, abbiamo fatto un accordo con lui. Abbiamo detto che ce ne saremmo occupati, ma questo non vuol dire nulla. Se andiamo ora, quell'uomo sarà un uomo morto. Perché ci preoccupiamo di cosa succede a quell'uomo? È giusto un paesano. Mi spiace, io resto, anche se mi farà. Tre. Sono tantissimi. Sono davvero tantissimi. Sono in otto.
Se non altro abbiamo pizzicato i due meglio. Ah, questi teoricamente dovremmo tirarli giù in fretta. Ah, ma li passa tutti e due? Ma ottimo, fichissimo. Roscoe, occupati di questo, allora. Tu occupati di questo. Tu fai il doppio, riesci qua? 61, dai, ci proviamo. Aia! Ah, cavolo! Ricordiamoci che lui dobbiamo tenerlo in piedi. Male che vada lo... Ok, ne restano 6, noi siamo in 6. Bene, ma non benissimo. Non posso stare qua a fare niente, avrei potuto dare una nuova azione a lei che li tirava giù di nuovo tutti e due. Così avrei avuto Roscova e Aslaif liberi, invece niente. Che faccio? Non voglio tirare giù lui. Ma non voglio neanche che mi faccia del male. Ok. Ora me ne vado qua. Lui me ne vado qua. Nei fiesta qua. Slayer. Non so Slayer dove mandarlo, mi sa che questi due sono più tosti, che non i due arcieri là, però anche i due... No, l'arciere e il coso là sono anche... possono creare casini. No, ma andiamo su a Slayer. Lei può ancora fare qualcosa? No, Dust può fare semplicemente. Già così. Aia! Allora, con questo ho paura che mi freghi il fatto che abbia lo scudo. Quanto ho? 70, ma se facessi il doppio, solo 31. Facciamo così, allora, aspetta un attimo. Ah, là si fa del male fortissimo, però se vado là. Allora, flanked, in più gli faccio... Facessi questo... Ok, ha tirato giù tutto lo scudo, ottimo. E con Katie su di lui dovrei riuscire a fare un doppio buono, no? Uno. Ma no! Porca miseria! Facciamo così. Qui vado addosso questo. Può stunnare. Lo mando qua. Stunna di nuovo Kyle Tram, please.
No! Mannaggia a me. Questo c'è lo scudo, per cui non mi conviene. Direi su questo. Adesso mi flancano fortissimo a finire. Per cui retrocederei qua. Visto che lei può. Roskva che fa? Allora, può demoralizzare intanto. Che male non fa, e la spostiamo. Qua che dovrebbe essere abbastanza safe. Aia! Ah, quello si è allontanato bene. Allora, tu vai qua. Ok, poi. Un charge. No, aspetta, charge teniamocelo dopo. Potresti. Com'è il fuoco che ti blocca? Sprovare da doppio S2, ma mi sa che incasserà tutto sullo scudo. E invece no. Andato. Andato. No, Roskva, vai a curare Nefia che non si sa mai. Gunnar non arriva a pigliare l'altro con carica, mi sa, eh. Però almeno ci assicuriamo che non vada da nessuna parte. No, infatti non ci arriva. Andiamo qua. Mi spiace di aver fregato quei due tipi, però. Abbiamo detto andate ad amoreggiare, loro. Ah, ok, grazie. E poi ciao. Andato. È andata. Mettiamo in non lethal e. Andiamo su lui, mi sa che non possiamo fare niente se non tirarlo giù. Ok, sembra ancora vivo comunque, nonostante tutto. Ma ce n'è una rimasta là, che cosa faceva? Ah, probabilmente era la moglie del tizio. Ok, ha tutto alla perfezione. Ma il coso di. Sì, di risparmiare il tizio è andato a buon fine. Anche il tizio è rimasto vivo, ma. La sua compagnia purtroppo. No. Avremmo potuto magari risparmiare anche loro? Ahia. È sopravvissuto solo per vivere costantemente con il rimorso di essersi distratto per andare con lei. Ah, che paura. Con chi entriamo? Andrei con Asleif e. Nefia. Non sappiamo cosa troveremo dentro. Sono tutti morti. Ah, prendiamo proprio la sua testa.
cercando di nascondersi nella tenda. È fatto, è morto. Ti sei comportato bene, grazie. Ho sentito il combattimento, sono felice di vedere che non avete avuto dei danni. C'è altro qua da prendere? Ah sì, guarda. Finiamo di raccogliere tutto quello che hai in casa e poi ti lasciamo qua senza niente. Sei contento? Molto, immagino. Mai potuto di nuovo inciccionirmi di più. E invece... Ehi? No. Oh, grazie al cielo, mia figlia è salva. Ok. Ah, sono madre e figlia quelle. Qui si sono tutti andati via. Ok. Ma tizio l'abbiamo ben salvato, no? Si dice di sì. Va bene. Mi spiace per quei due poveri amanti, avrei dovuto pensarci prima, ma mi sa che non cambia niente nel gioco, però mi resta un po' di rimorso. Allora, torniamo là, così possiamo vedere anche la missione secondaria di Ketil, ma ci dovremo accampare prima probabilmente, perché qua si fa notte. Infatti sono affamati. Sì, entriamo qua, ci accampiamo, poi direi che chiudiamo il video una volta accampati. Questi non siamo noi, è che bruciamo tutto, no. Sono gli altri vichinghi, quelli più cattivi. Allora, abbiamo 12 di carne che andrebbe male. Allora mettiamo ancora a preservare. 8 vanno male. E cosa posso dire? Troppa carne. La facciamo andare male. Se io mi metto a preservare, non scende la guardia. Per cui no. Se invece lei che scoutare va a preservare. Scouting rimane 95, per cui va bene. Morkant, però lo lasciamo scouting, dai. Anche il Tinker, ma solo 4. Lei invece scout è 4. E preserva, tu cos'hai? Non sa preservare, lol. Nulla, direi fermi così. Abbiamo un sacco di cibo, un sacco di provviste, potremmo venderne un po'. Erbe ne abbiamo poche, ma venderemo delle provviste per erbe, probabilmente. Qua come fixano tutto. Lui spazza, Gunnar spazza. C'è qualcosa al centro del campo, vediamo cosa succede. Nefia Roskva. Si sono chinati vicino a qualcosa al fuoco. Vedi che c'è un gatto con il pelo corto e dorato. E che gli sta dando gli avanzi della cena. Di sicuro è uno affamato, eh? È una affamata. Sei un gattino così dolce. Perché sei così dolce? Sì, lo sei. Sei davvero un piccolo dolce gattino. Ok, dice, sono un animale utile, ma mantenete i vostri istinti maternali per un bambino. Ma è così dolce, oh. Possiamo tenerlo? Eh beh, abbiamo avuto topi parecchio. Se abbiamo di nuovo topi con un gatto, sarà... Va bene. Lo chiameremo Beagle. Welcome into the here, the little one. Ok, fa le fuse ed è contento. Ok, tutti sono ben riposati. Abbiamo due di carne che è andata male. Abbiamo convertito 21 erbe. E abbiamo un gatto, ma il gatto fa qualcosa. Boh, speriamo che serva per tenere lontano andiamo qua, vediamo. 21 di legno, GG.
Nulla, quando torniamo qua ci conviene vendere un po' di razioni, perché abbiamo razioni per un sacco di giorni. Razioni per un sacco di giorni, mentre invece potremmo prendere un po' più di erbe per avere una scorta sicuri, safe di medicine, anche quando tutti stanno male. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi se per non l'avete già fatto, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!